sostenuta in questi 10 anni senza il sostegno del comune, certamente non avrebbe potuto fare questa, diciamo, questa avventura che è nata come tale, è nata proprio con un'idea assolutamente così pionieristica di 10 anni fa, e poi mano a mano è cresciuta nel tempo. E credo che un marchio, diciamo, distintivo che rappresenta proprio Cavallo Art è stato quello di voler essere un qualcosa sempre molto legato al territorio. Cioè, quello che noi abbiamo cercato di non fare è di presentarci come un gruppo di più o meno villeggianti di passaggio o anche stanziali, perché abbiamo magari la casa qui ma ci veniamo soltanto l'estate, che importavano dall'estero un'idea che attivavano una, diciamo, attività o un incontro di tipo culturale cinematografico, che però era, come dire, un po' chiuso e concluso in se stesso, che aveva poco rapporto con il territorio. Invece per noi l'idea è stata proprio quella di offrire qualcosa al territorio, ai catalbiesi stanziali e anche ai catalbiesi villeggianti, però sempre con un aggancio e con un legame che abbiamo cercato di esprimere in tanti modi. Per esempio, noi quasi ogni anno abbiamo messo a disposizione la piazza dei Pini, dove si svolge appunto la rassegna, alle aziende locali, produttori e prodotti di vini, di prodotti locali, formaggi e quant'altro, che gratuitamente potevano esporre e vendere i loro prodotti al pubblico presente. E questo ci è sempre sembrata una, diciamo, un modo, diciamo, di tenere per mano, diciamo, di tenerci per mano con il territorio. Arrivederci. Questo ci è sembrata veramente proprio caratteristica che distingue Cavallo Art, così come tutte le altre iniziative che abbiamo fatto oltre al cinema, per esempio di mostre fotografiche, di mostre di pittura, sempre legate in qualche modo al territorio. Quest'anno il territorio ci ha chiamato in maniera drammatica, perché purtroppo noi ci siamo attivati rispetto a qualcosa di molto triste, di molto tragico, che è successo ad Albini dell'alluvione. E quindi, come diceva Luigi giustamente, ci sarà una intera serata dedicata al ricordo di questo triste accadimento, con la presenza della dottoressa Bramerini, della assessore provinciale, abbiamo pensato di fare due piccole, diciamo, cose a favore di questa iniziativa. Da un lato offrire uno spazio per la fotografia, ma per la fotografia non istituzionale, diciamo così, ma per la fotografia fatta dai ragazzi, da chi l'ha vissuta, da chi stava dentro. Il mio figlio è fotografo, io conosco bene il significato che la fotografia può veicolare nei confronti di chi la guarda, no? Ci sono delle fotografie di fatti tragici che però privilegiano l'estetica, no? Allora il fatto tragico, la parte umana, è come se scompare dietro alla bellezza della foto, no? Cioè, che bello. No, noi vogliamo delle foto che non ci facciano dire che bello, ma che ci dicono: mio Dio, che è successo, è questo che è accaduto. Per questo abbiamo scelto i ragazzi, quelli che veramente sono stati con le mani nel fango, no? Gli angeli del fango che hanno cercato di aiutare e che hanno trasformato questa loro esperienza emotiva innanzitutto in immagine. Queste saranno le foto che noi esporremo, e poi daremo un piccolissimo, nella nostra, diciamo, assoluta povertà, un piccolissimo contributo economico, devolvendo l'incasso della serata a un'associazione, appunto, che si occupa di questa. Sarà un contributo modesto, perché noi siamo modesti, però
sarà non modesto nell'intenzione. Sicuramente anche nella generosità del pensiero, che è comunque messo. Sì, per noi appunto questo sforzo economico non è piccolo. Il film che abbiamo scelto per quella serata è un film che ci fa riflettere sulla non esistenza di catastrofi naturali, perché quando ci raccontano che una catastrofe è naturale ci stanno un po' ingannando, ci stanno dicendo qualcosa che è vero solo in parte. Su questo credo che noi dobbiamo fare una grossa riflessione. Il film che abbiamo scelto è un film in cui la catastrofe non è assolutamente naturale, perché è provocata da una multinazionale del petrolio, e quindi c'è una distruzione dell'ecologia di un paese. Però, e quindi lì è esplicito la responsabilità umana. Però noi pensiamo che anche una catastrofe cosiddetta naturale, la responsabilità umana c'è sempre, se non altro nell'aver trascurato un'analisi del territorio e di aver permesso che un territorio venisse sfruttato dal punto di vista abitativo, commerciale o altro in maniera illecita, dal punto di vista naturale, no? Potremmo dire che dal Vesuvio in poi, cioè, che abbiano costruito le case, che continuino a costruire le case nel pendici di un vulcano, prendendo un esempio storico, e così è avvenuto. Tutte le catastrofi naturali cosiddette che noi abbiamo avuto in Italia in questi ultimi anni, se andiamo a vedere, c'è sempre stata una grossissima responsabilità umana sul fatto che il territorio è stato sfruttato male. E quindi mi sembra che questo sia un argomento di riflessione che questo film ci porta a fare. L'altro film a cui tengo molto e che verrà presentato dal regista Bianchini, che verrà appunto a parlarci di questa sua realizzazione, è Il sole dentro, del 2 agosto, data non scelta a caso, perché il 2 agosto del 99 sono avvenuti gli eventi di cui poi parla il film, e cioè questo tentativo da parte di due bambini del Ghana di portare personalmente una lettera a Bruxelles per chiedere aiuto appunto alla comunità europea per i bambini e per la situazione tragica insomma del Ghana. Questi bambini sono morti congelati nel cargo, e dal ritrovamento di questi due cadaveri è nato un movimento nella realtà di persone che sono andate in Ghana, nel paese di questi ragazzini, dove hanno fatto una serie di azioni sul posto. E la cosa interessante è che la seconda parte del film, che si innesta, che invece è diventata fantastica, è non l'emigrazione ma il ritorno, che è un altro tema fondamentale, no? Cioè, noi parliamo tanto di emigrazione, dei problemi dell'emigrazione, in realtà poco si fa per fare in modo che nei paesi di origine questa immigrazione non abbia luogo, perché appunto i problemi vengano risolti nel luogo, venga fatto qualcosa lì, anziché far venire le persone qui per poi cercare di aiutarle. Quindi tutta la seconda parte è un ritorno, un bambino del Ghana che ritorna nel paese da cui erano partiti i due bambini nella realtà, che poi sono morti. È un film commovente, fatto con pochissimi soldi, tutti gli attori sono volontari, c'è la Finocchiaro, c'è Bianchi, che ho detto Zorro, che conoscete tutti sicuramente, che hanno Covatta, cioè sono tutte persone che si sono gratuitamente prestate, perché il progetto è molto carino, un film veramente notevole, e quindi è con molto piacere che io lo scelgo, insomma, e ve lo farò vedere, ve lo proporrò con il regista. Il filo rosso, come diceva Luigi, no? che sempre lega questa iniziativa cinematografica, quest'anno è, come dal titolo, Film Italy, che è una
un neologismo inventato, prendendolo dagli titani, che invece rispetto all'alimentazione, no? È il marchio che distingue i prodotti di eccellenza della produzione alimentare italiana, e quindi Film Italy significa appunto un marchio di eccellenza di una serie di pellicole italiane. Cosa lega queste pellicole, oltre al fatto che, come quasi sempre, la produzione cinematografica italiana è uno specchio della nostra società, no? Ci fa vedere angoli, prospettive, problematiche che riguardano il nostro quotidiano. Ma quello che ho voluto, i film che ho voluto scegliere, sono tutti legati dal fatto che sono film fatti relativamente a basso costo. Cioè, è come se questo Film Italy volesse proporci una possibilità di fare cinema che non sia quella delle grandi produzioni 3D, effetti speciali, uso di tecnologie meravigliose che devono stupirci e lasciarci senza fiato, ma è una filmografia che a costi relativamente bassi, vedrete, sono tutti film che sono stati realizzati senza effetti speciali. Gli unici effetti speciali sono effetti di fantasia, no? Per esempio nel Comandante della Cicogna ci sono degli effetti speciali, ma non sono quelli, tra virgolette, americani. L'effetto speciale è di far parlare Giuseppe Garibaldi, che è la statua di Giuseppe Garibaldi a cavallo, che parla, guarda il mondo intorno e lo commenta, no? Se vogliamo è un effetto speciale, però è diverso, no? Fantasia, quello è l'effetto speciale che mi piace, quando l'essere umano si inventa delle cose, diciamo, fuori dalla realtà, e dove la fantasia crea una stupore, no? Uno dice, ah, che bella idea. Quindi questo mi è sembrato che dovesse essere il fil rouge di questa rassegna. Si può fare cinema, cinema che ti fa pensare, che ti fa riflettere, dopo il quale tu cominci, ti rivengono in mente delle scene, cioè, insomma, ci sono, adesso non mi voglio dilungare su vari film, ma insomma ce ne sono di veramente straordinari, che si reggono su un'idea. Questo per me è una cosa. Il cinema dovrebbe essere un attivatore di pensiero, dovrebbe essere un attivatore di pensiero attraverso l'immagine, cioè utilizzare la potenza dell'immagine non per stupirti, non per lasciarti, per dire oh ma che meraviglia, no, per fare, per attivare un processo di pensiero. Questo è quello che io vedo, quello che io voglio, quello che per me rappresenta il cinema. C'è un altro film che verrà presentato da una persona che è Simone Lenzi, che è l'autore del libro La Generazione, da cui è stato tratto il film Tutti i Santi Giorni, che è appunto, come dice il libro, è un film sulla generazione, sulla vostra, la generazione dei giovani. Ma anche la generazione credo che giochi anche, io il libro non l'ho letto, ma immagino che giochi sul doppio significato, perché nel film si parlerà di generare un figlio, sarà centrato sulla problematica della difficoltà di generare, quindi è una generazione che ha difficoltà di generare, di riprodursi. E quindi verrà l'autore del libro a presentarlo. Cos'altro dirvi? Abbiamo degli sponsor che quest'anno ci hanno sostenuto, abbiamo gli sponsor, diciamo, storici, come tra cui la Valle del Buttero sicuramente, la Sacra, come Monica Baggio, che non è uno sponsor, ma è un sostenitore affettuoso, l'agenzia della SAI, che la Locanda Rossa e i privati dell'Utera, questi sono solo sponsor storici, diciamo. Quest'anno abbiamo due sponsor nuovi, che è il Terminal Darsena Toscana e TM, che è un'azienda di trasporti,
che ci hanno sostenuto proprio in funzione del fatto che noi sosteniamo, diciamo così, la problematica, diciamo, dell'alluvione. Quindi c'è stata, diciamo, un'attivazione di sostegno allargata. E abbiamo un sito che è attivo da un po' di tempo, sul quale troverete, poi verranno messe queste stesse notizie più o meno che stiamo dicendo adesso, le ritroverete sul sito, e quest'anno avremo anche un Facebook. Io naturalmente, per me è arabo o qualcosa del genere, però abbiamo una generazione di nativi digitali, come si dice, che a cui con molto piacere ho affidato queste diavolerie moderne, che però penso funzioneranno a dare, così, diciamo, maggiore conoscenza, risalto e diffusione a questa iniziativa. Quindi sito capalbioart.it e capalbioart, art a cavalbio, è invece la sigla di Facebook. Veniteci a trovare, invitate la gente a venirci a trovare su Facebook, così qualcuno si metterà a scrivere con noi. E dovevo dire qualcos'altro, Barbara? Ho detto tutto, non sta brava? Orbetello quest'anno è l'ultimo edizione di un importantissimo evento, anche se sportivo, però comunque culturale, il Challenger di tennis. Come cioè, si compie un miracolo all'ultimo momento, perché tra l'altro io sono 13 anni, faccio questa, mi sono messa in questa impresa praticamente senza soldi, con lavoro volontario praticamente del 90% delle persone che si prodigano, con appunto aiuti generosi che arrivano anche quelli all'ultimo momento. Quindi ogni anno è un po' una scommessa, però proprio perché ogni anno è una scommessa io ci credo molto. Ma perché ci credo molto? Non per un fatto narcisistico, perché credo che proprio io sia la persona meno narcisista del mondo, non per un fatto economico, perché credo che da tutto ciò non è mai uscito nessun compenso economico, ma per quello che dicevo all'inizio, per un rispetto del territorio, per un rispetto del pubblico, perché questa rassegna incredibilmente le persone se l'aspettano. Ogni anno, quando io giro così verso giugno, luglio, incontro persone che mi chiedono: allora il cinema quest'anno? Ah, è lei la signora del cinema? Poi scherzando, pensando a un certo tipo di contenuto a volte delle rassegne: ah, ci dica, come ci farà piangere quest'anno? Ci sono stati degli anni che facevo dei film piuttosto, diciamo, quest'anno sono stato più leggera. Quindi, come dire, sento questo accompagnamento caloroso della comunità, e questo è la cosa che mi spinge sinceramente ad andare avanti. E quindi il mio futuro, spero di poterlo continuare, ma c'è un'altra grande speranza: che ci siano dei giovani che si facciano avanti e che dicano: ti aiutiamo, prendiamo noi l'eredità. Ecco, cerco degli eredi, questo posso dirlo, cerco degli eredi a cui dare, a cui affidare il futuro di Capalbio Art. Perché bisogna anche essere realistici, no? Io non sono più una ragazzina, ogni anno che passa sono un po' più stanca, ogni anno che passa dicono: oh, beh, basta, l'ultimo anno. E poi immediatamente: però come, basta, no, dobbiamo fare. Però, giovani, mettete una mano, portate le vostre idee. Questa è un'iniziativa che può avere lunga vita se c'è, diciamo, energie giovani che si immettono in maniera intelligente, generosa e soprattutto appunto coerente con la filosofia, con l'impostazione di questa rassegna.